Dai, Sam, dobbiamo uscire da qui. Dai, Rose, aiutami, credo di essere bloccato. Ti aiuto, Sammy. Questo cosino ha una bella presa. Creare una nuova R. Salvare il futuro da... Ehi, continua, continua, voglio saperne di più. Vediamo. Magari troviamo qualcosa qui. Sembra solo spazzatura. Magari... Cosa c'è qui? Vediamo. Forse ci siamo. Ehi, sembra un indizio di qualcosa. Viene dal passato. Cosa? Un attimo. Wow! Cambiare lo schema. Creare un nuovo robot. Cosa? Non capisco che succede qui. Fa attenzione! Rog, che cosa dobbiamo fare adesso? Salvare il futuro o il passato? No, Sam. Dovremmo salvare tutto il mondo. Ciao, ragazzi. Oh, un attimo. Ecco, meglio. Ciao a tutti di nuovo. Benvenuti nel futuro, suppongo. Non è così male. Sì, ma i robot dominano il mondo e noi viviamo in un garage. Comunque, oggi trasformeremo questo rasoio in un robot. Sarà come un portale temporale. Tornerà indietro nel passato e ci salverà tutti. Rog, mi raccomando, stai attento a non rompere nulla. Ci sto provando. Ma mi sudano le mani. Grazie, Sammy. Fa attenzione. E non toccare questo... Sammy! Oh, fammi vedere. Ops, credo di aver rotto il controller del tempo. Che succede? Sembra un salto nel tempo. Chissà se accadrà ancora. Ma non abbiamo molto tempo. Al lavoro. Ragazzi, anche se doveste salvare il mondo, state attenti quando usate una sega. Sbrigati, Roger! Mi sembra di aver sentito qualcuno lì fuori e tu sei troppo numeroso! Stavolta l'interferenza può effettivamente aiutarci. Oh! Ci siamo. Ciò che ci serviva. Ehi, Roger! Vuoi comprare uno strumento per viaggiare nel tempo? Sam, non svendere la nostra unica speranza. Abbiamo un piano. Foriamo questo pezzo e iniziamo la creazione. Ci serviranno questi fantastici occhiali. Sammy, guarda! Roger, mi raccomando, attento alle dita, io faccio il tifo per te! Un gioco da ragazzi, Sammy! Tranquillo e preparati per il resto! Sarà incredibile, salvare il mondo è troppo divertente! Come ho detto, questa parte è abbastanza facile. Ora lisciamo i bordi. Sam, dammi un seghetto. Ecco. Grazie. Uno strumento fondamentale. Roger, eccomi qui. Stai usando un seghetto. Non me l'hai appena dato? Un secondo fa. No, stavo riempiendo questa siringa. Hai per caso incontrato il mio clone? Oppure è un altro salto del tempo. Dovremmo fare attenzione. Il nostro postbot ha bisogno di alcuni pezzi nuovi. Non può tornare al passato a mani vuote. Ecco qui. E anche questa parte è pronta. Forza, lavoriamo sul serio. Rosy, il Sam del passato ha lasciato scritto che questa è la chiave. La sicurezza prima di tutto. Non sappiamo cosa avessero in mente i nostri io del passato. Ok, iniziamo. Con calma. Ok. Aspetta, ma erano solo le istruzioni per un colore. Sono così arrabbiato. Non dovremmo dimenticare... il tuo senso dell'umorismo. Ecco fatto. Questo è il pezzo che stiamo per fare. Sarà pronto a breve. Roger, sbrigati, i robot stanno arrivando! Non distrarmi.
Devo agire con calma. No, non ci posso credere, questa è la fine, addio! Più veloce, Roger, più fatto. Veloce! Sammy, fermo! Ti hanno quasi preso! Ma chi ha insegnato ai robot i vecchi trend di TikTok? Sì, già, diamoci una mossa, Roger! Sembra che il tempo si sia di nuovo accelerato! Sam, l'hai notato? No, non ho sentito nulla, aspetta un attimo! Chi le ha portate qui e che cos'è che vi solletica la testa? Dovresti usare uno specchio! Cercane uno qui dentro! Intanto, preparo la plastica liquida. Coloriamoli di rosa, in questo modo lo personalizzeremo! Penso che il nero sia più adatto. Usiamo quello. Ma ancora non conosci i miei gusti, ho sempre voluto un robot rosa. Wow, l'hai già preparata? Grazie, Sam. Cosa? Non l'ho fatto io. Mi sembra anche di sentire delle voci. Sono molto perplesso. Ma che diavolo... Ok, aspettiamo che si solidifichi. Che strano, come abbiamo fatto a inviare questo messaggio qui al futuro? Ecco come abbiamo avuto quel messaggio. Facile, vero? Wow, non ci avevo pensato, fortunatamente lo stiamo registrando adesso, è fantastico! Finalmente possiamo unire tutti i pezzi. Passato, arriviamo. Il nostro postbot verrà a salvarti. Questo è il cuore del robot. Pensi che possa essere malvagio? Spero di no. Lo abbiamo creato con delle buone intenzioni. La sua armatura può affrontare qualsiasi battaglia. Sul serio? Probabilmente dovremmo rimanere al suo fianco per combattere i robot cattivi. Sam, dovremmo salvare prima il nostro passato. Non provi pena per te stesso guardando indietro? Roger, sono stanchissimo. Non ho mai smesso di cercare i pezzi di metallo nei metalli di scarto. Ma è importante. Se salviamo il passato, anche il nostro universo migliora. Beh, almeno nei film è così. Eccolo, prendi questo. Grazie. Sam, bisogna accelerare, ok? Pensi che dovremmo insegnare buone maniere al postbot? Non mi sembrano fondamentali le strette di mano. Proviamo la modalità Gentleman Bot solo una volta. Eccoci. Mettiamolo subito alla prova. Signorina, balliamo insieme questa notte per sempre? Non ci posso credere, deve essere qualche stupido, vero? So qualcosa di peggio. Un bel momento. Davvero romantico. Ma dovresti insegnargli a combattere. Prima disegniamogli una bella espressione feroce, abbastanza intimidatoria, vero? Fa vedere. Sì, insomma, il robot fa paura anche solo con la faccia. Ora modello degli zigomi affilati e degli occhi furiosi. Ragazzi, fatevi aiutare. Roger, le sue orbite oculari non sembrano così buone. Dici? Forse potremmo sistemarle. Aspetta, usiamo un po' di magia. Ho fatto qualcosa, credo. Vediamo. Molto bene. Molto meglio adesso, vero? Ciao, Roger. Chi devo abbattere oggi? Ora è aggiornato al livello 10. Pronto per un salto temporale? Ho un brutto presentimento. Spero vada tutto bene. Rilassati, Sam. Abbiamo seguito le istruzioni. Che può succedere? Ciao ragazzi, oggi trasformeremo questo rasoio in un robot. Ma che succede? Wow, cos'è stato? Tremati, Gender, questo robot sembra proprio come nello schema! Strano, hai visto com'è apparso? Dovremmo parlarci? Il mio piano ha funzionato come pensavo. Sono più forte e questa volta... Non oggi! Voi due evitate di mettervi nei guai con gli strani robot. E non dovrei mangiare troppi dolci in futuro. E accendi le luci! Amici, ma cos'era? La situazione si è... Il mio piccolo scherzo è terminato. Vi è piaciuto l'episodio di oggi? Dateci un pollice in su, allora. Ciao a tutti!